bella G. Bella B. La senti anche tu questa aria di Open? E con questo naso l'aria di Open la sento sì, Gigi. Eh sì, dato che siamo sotto Open, abbiamo pensato di intervistare un po' di nostri amici che hanno avuto la fortuna di giocare l'Open di casa e sentire un pochino che cosa avevano da raccontarci, soprattutto un po' il feeling che si ha quando si gioca una gara che in qualche modo ha una connotazione un po' diversa da una gara qualunque, anche se poi magari hanno giocato gare anche ben più importanti. Anche se per gare qualunque possiamo anche mettere dentro altri Open piuttosto che gare anche potenzialmente più importanti. C'è chi ha giocato anche British e simili, quindi insomma. Però l'Open di casa ha sempre quel friccico, secondo me. Dai, il pubblico italiano, molte le persone che ti guardano le conosci e loro conoscono te. C'è anche secondo me una pressione diversa, ma sentiremo che cosa ci hanno risposto. E poi un po' di aneddoti, noi vogliamo sapere dietro le quinte. Sì, per forza, loro erano lì. Esatto, qualcosa sarà successo, no? Beh, andiamo a sentirli. Ciao Nino, volevamo sapere cosa si prova a giocare l'Open d'Italia rispetto alle tante gare che hai giocato. Che differenze c'è? Beh, ovviamente uno ci tiene a fare bene. Giocare in Italia ovviamente c'è più pubblico per noi, un po' di aspettativa in più e un pizzico di pressione in più, direi. E un aneddoto su uno degli Open che hai giocato? Beh, per me l'anno scorso è stato, diciamo, uno degli Open più importanti per me. Era una gara che dovevo fare bene, sono riuscito a finire nei primi 10. Una cosa che ricorderò sempre è il ferro 9 imbucato alla 8, 141 metri, praticamente entrata di volo. Ciuffa da tre. Grazie mille. Che cosa si prova a giocare l'Open di casa rispetto alle gare, insomma, tu ne hai giocate di ben più importanti? Beh, diciamo che anche se l'Open d'Italia, specialmente una volta, non era al top delle graduatorie sotto profilo sportivo, cercare di vincere l'Open del proprio paese è sempre motivo di una soddisfazione in più, tenendo anche conto che il giocatore cerca un po' di soddisfare tutti gli amici che in quell'occasione vengono a vederlo. Quindi insomma, avere il pubblico clamorosamente a tuo favore da una parte ti spinge a dare il massimo, dall'altra magari ti tende un po' di più di quanto succede quando giochi all'estero. E nel tuo caso il risultato è arrivato, perché hai vinto, hai Smolas. Nel mio caso il risultato è arrivato anche sulla scia della vittoria che avevo avuto nel torneo precedente all'estero in Inghilterra, per cui diciamo che ero molto carico e positivo. Quindi questo mio insolito ottimismo unito al tifo di casa è stato un vantaggio clamoroso. Fantastico. E raccontaci un aneddoto di quella edizione, oppure comunque di un'edizione dell'Open che ti ricordi, un dietro le quinte. Allora, di quell'edizione non ho ricordi particolari di cose strane successe. Ne ho di un'altra edizione dell'Open d'Italia, se non sbaglio quella che si svolse al Pevero, anni dopo, vinta dal mio caro amico De Reis, che era andata così: aereo in partenza e l'aereo non parte sulla pista di Olbia, non si capiva perché. Finalmente arrivano due camionette di carabinieri o polizia, non ricordo, che scaricano sei giocatori che io conoscevo benissimo, che si distinguevano per la quantità di birre che normalmente riuscivano a bere. E la sera precedente, in una pizzeria di Olbia, sembra che ci sia stata una rissa stile Far West, alla fine delle quali, oltre a averle beccate di sana pianta, dicevano da una trentina, probabilmente avevano barato sul numero, di sardi infegociti, erano finiti in guardina per la notte e sono stati rilasciati solo all'ultimo momento per salire sull'aereo. Ti sfrutto un'ultima, raccontami un aneddoto, quello che vuoi, una cosa simpatica che ti è successa nel corso degli anni. Tanti anni, penso potresti andare avanti per sì, ho giocato tanti anni, quindi sui campi del golf se ne vedono di tutte. Beh, una delle scenette che resterà sempre alla mia memoria è quando durante un Benson & Hedges alla 17 Bernard Langer, con cui giocavo il terzo o quarto giro, non ricordo, chiuse il secondo colpo e finì su una pianta enorme appena a sinistra del green.
e caso strano la pianta era grande ma aveva una forma strana per cui la pallina si vedeva che era in pratica come in una conchetta tra due rami, e Langer con l'aiuto del caddy riuscì a scalare il piantone e da lì si esibì in una specie di colpettino come poteva, con la quale buttò la palla in green e quindi risparmiò come minimo un punto perché avrebbe dovuto tornare indietro eccetera eccetera eccetera. Quindi diciamo che il Langer acrobata scalatore all'epoca mi restò impresso nella memoria. Grazie mille. Giocare l'Open d'Italia è una cosa speciale. Ho rinunciato tante volte a degli inviti in America a giocare in Canada o anche al Byron Nelson, anche perché in concomitanza con l'Open d'Italia. Ci sono andato vicino alla vittoria due o tre volte. Finito terzo, perciò con l'aiuto di tanti sostenitori, sia amici che golfisti, sono sempre riuscito a dare il massimo. Sicuramente la tensione ti viene perché vuoi dimostrare sempre di più, però è sempre un torneo che vorresti giocare all'infinito. Sugli ultimi 3 anni non l'ho giocato proprio perché questi ragazzi stanno giocando un gioco diverso dal mio e perciò è meglio lasciare ogni tanto spazio anche ai giovani. Un aneddoto che mi è successo in un Open d'Italia a Smolens, stavo giocando l'ultimo giro e giocando la buca 4 mi sono trovato che ho aperto il mio drive e pensavo di trovarla davanti al green, però avevo visto un ragazzino e suo papà che stavano salendo. E da lì mi sono accorto che purtroppo la palla è sparita e alla fine il ragazzino ha detto l'avevo presa io perché mi piaceva. Io ci ho perso 3 colpi, comunque fa parte del gioco anche questo. Tanti auguri a tutti all'Open d'Italia, che sia sempre il miglior Open di sempre. Andrea Galcari, nel 98 8. Mi hai giocato l'Open d'Italia. Ebbene sì. Com'è stata la sensazione mettendo giù il tee? Grande emozione, anche perché ho giocato con Vauxhall e Richardson. Vauxhall ha vinto l'Open d'Italia nel 90, penso. Richardson aveva giocato la Ryder Cup. Io quindi, abbastanza... Primo Open d'Italia, ero emozionatissimo. Devo dire che ho tirato il primo colpo e mi sono tremate le gambe. Grandissima emozione. Sì, è stato bello. E è stata un'edizione un po' sfortunata perché hanno giocato solo 3 giri, però posso dire di aver giocato anche la domenica perché ho dovuto finire 36 buche. Campo Castel Conturbia. Bellissima esperienza. Grazie. A voi. Ciao a tutti, sono Andrea Romano, ho 34 anni, ho giocato l'Open d'Italia 6 volte, 4 da amateur e 2 da professionista. A giugno incomincerò a lavorare presso la neonata Le Pavoniere Golf Academy. Per me giocare l'Open d'Italia è stato sempre molto emozionante. Sicuramente nei 2 anni da professionista l'entusiasmo e l'adrenalina sono stati più difficili da gestire, sia per quanto riguarda le condizioni del campo e quindi la difficoltà del gioco, più difficile rispetto alle condizioni che avevo nel tour in cui stavo giocando, e sia per le difficoltà di concentrazione a causa delle distrazioni nei giorni pre-gara. L'emozione più forte l'ho provata sicuramente il primo anno, nel quale sono stato passato il taglio e sono stato premiato insieme a un giovane Jan Poulter e un giovanissimo Avré che aveva vinto. Bene, grazie a tutti, ciao Andrea, ciao Gigi, grazie, a presto, ciao. Carissimi Benny e Gigi, vi faccio questo video come mi avete chiesto per l'Open d'Italia che si svolgerà a breve. Sì, ho avuto l'occasione di giocarlo, mi sono qualificato l'edizione del 2006 a Dolcinasco, che poi è stato vinto da Chico Molinari, quindi un'edizione memorabile per il golf italiano. Ha fatto un grandissimo torneo e mi ricordo ancora l'ultima buca che ho visto come spettatore, lui imboccando col birdie storico. E niente, sì, è stata una bellissima esperienza, non solo dal punto di vista di giocare il torneo, ma anche vedere
vedere quello che succede dietro, quindi la preparazione, campo, l'accoglienza giocatori, campo pratica, le varie marche che vengono, assistono i giocatori, cioè tutto quello che c'è dietro alla preparazione del torneo. Sfortunatamente non ero preparato a quei livelli, non sono riuscito a passare il taglio, quindi ho giocato solo 2 giorni, però posso dire di essere riuscito a fare un giro sul tour europeo sotto par, quindi almeno qualcosa di positivo è uscito fuori. Quindi vi faccio i migliori auguri per il futuro dei vostri video e a presto, ciao! Giocai l'Open Italia nel 2007 a Torcinasco e nel 2011 a Royal Park, e giocare l'Open Italia per me fu davvero un'esperienza incredibile, soprattutto il primo Open Italia, e mi ricordo delle emozioni che davvero, delle esperienze davvero impagabili e irripetibili. Probabilmente ero a praticare e a giocare a fianco ad alcuni di quelli che erano i miei idoli e non mi sembrava vero. Mi ricordo la notte prima del primo giorno di gara che non ho chiuso occhio, non sono riuscito a dormire ma neanche 5 minuti, perché ogni volta che mi addormentavo o provavo ad addormentarmi, chiudevo gli occhi, cominciavo a sognare un t-shot, una buca, un colpo, un ostacolo, mamma mia che nottata. E la mattina invece del primo giorno di gara, un aneddoto simpatico, ero talmente agitato, un po' per la notte che ho passato, un po' perché era il primo giorno di Open d'Italia, ero il primo a tirare del mio team e davanti a me c'era Pelle Edberg, se non sbaglio, che tirò un hook a sinistra e uno slice a destra, e lo vidi tornare indietro e mi disse: mamma mia cosa mi tocca fare, guarda questo, ho perso già 2 palle, pensa io quante ne perdo. C'era un rough che era alto così, e allora talmente ero agitato e talmente tremavo che ho messo la pallina sul tee con 2 mani perché non riuscivo a metterla così. E poi però chiusi gli occhi, feci un bel respiro e tirai un bel drive in mezzo alla pista e andò bene. Gigi, giocare all'Open d'Italia è un'emozione incredibile, è la massima espressione del golf nel nostro paese. Poi ai tempi, quando l'ho giocato io, tra l'altro l'ho giocato da amateur, erano la fine degli anni 90, quindi 99 e 2001. Ai tempi non si parlava molto di golf ed era anche un'importante vetrina. Dal punto di vista emotivo è stato incredibile, anche perché ai tempi non era frequente che i dilettanti superassero il taglio. Io ci ero riuscito nel 2001 e quindi insomma anche l'idea di aver compiuto questa impresa che in quegli anni sembrava così difficile sicuramente me lo fa portare nel cuore. Per quanto riguarda l'aneddoto che porto con me, riguarda i giorni di prova, i giorni di pratica. Io ero in campo pratica, stavo facendo il mio allenamento quotidiano, quindi la sessione normale di pratica. A un certo punto mi rendo conto che dietro di me c'è un gruppetto di persone e ovviamente pensi subito: cavolo, vuoi dire che sono diventato buono all'improvviso e c'è gente che sta guardando come tiro la palla? In realtà, senza accorgermi, mi si era piazzato davanti Bernard Langer. Bernard Langer era già una leggenda del golf, era uno dei migliori golfisti al mondo, e la cosa che mi fa più ridere è che istintivamente, nonostante anch'io fossi lì a giocare la gara come un golfista, come un professionista qualsiasi, è stato istintivo mollare tutto e mettersi insieme al pubblico per seguire la sua sessione di pratica. È stata una grande emozione, è stato anche un grande privilegio poterci praticare a fianco. Quello sicuramente è un aneddoto che mi porto dietro tutti i giorni e che mi fa sorridere. Ciao Gigi, grazie. Romano Benassi, professionista da oltre 50 anni. 51 per l'esattezza. Giocato l'Open di Venezia. Sì. Nel? Non mi ricordo, 84 forse. Primo anno che ha giocato a Ballesteros in Italia. Era agli albori? Credo che fosse 19 anni, 18 anni. Quindi non era ancora il Ballesteros conosciuto da tutti? No, non... però si era già visto subito che è arrivato quarto, mi sembra, e praticamente già ha fatto vedere chi era. Aveva del polpastrello. Molto polpastrello, molta creatività e molto fascino. Ah, piaceva, eh? Piaceva perché quando sbagliavo ogni tanto diceva qualcosa in spagnolo, che abbiamo imparato le parolacce
di spagnolo. Grazie. Prego. Ciao a tutti, siamo qui oggi con due grandissimi giocatori, protagonisti nelle edizioni passate dell'Open Italia, ai quali vorremmo chiedere, partendo da Rob. Rob, che cosa hai provato? Quali sono state le tue sensazioni sul tee della 1 e durante i giri che hai giocato all'Open Italia? Beh, niente, io sono passato alla cassa, ho pagato il biglietto e poi ho seguito, all'epoca c'era Canonica che giocava con Cabrera e non ricordo chi era il terzo, e niente, li ho seguiti tutto il tempo e non ha sensazioni particolari, non ne ho provate. No. Michele Ortolani. Michele Ortolani, grande giocatore, giocatore della squadra nazionale professionisti, che è partito molto bene quest'anno con il secondo posto alla prima gara, la gara d'esordio in Egitto. Michi, tu hai già giocato invece veramente l'Open Italia? Sì, ho giocato nel 2015, ero dilettante, per me è stata un'esperienza fantastica. Mi ricordo di aver giocato con Graeme Storm, grande, che poi la settimana dopo è arrivato secondo, ha tenuto la carta. E, no, la sensazione è pazzesca, ero talmente teso che quasi non mi ricordo neanche come ho fatto a tirare il primo colpo, però non vedo l'ora di rigiocarlo, spero presto. L'ho già sentita questa del primo colpo, della tensione sul primo colpo. Devastante. Anche un altro importante pro ha avuto una sensazione analoga, dopo non aver dormito tutta la notte. Vero. Sì, capita, a volte. Tu invece il primo dove l'hai giocato? No, io non mai ho giocato il primo. No, io non ho ancora, devi prendere. Mi piacerebbe andare a seguirlo quest'anno. Sì, sì, sì. Da dietro le corde. Andiamo a Garda. Pare a Garda Golf quest'anno. Qualche aneddoto particolare? Qualcuno si ricorda qualcosa? Beh, io... Io mi ricordo una volta che Canonica, cos'era, la 10, quella col castello dietro, aveva perso la palla, eravamo stati lì tutti a giocare, a cercargliela per 10 minuti. A un certo punto si è sforato, quindi è andato oltre 10 minuti. No, però parecchio, perché noi avevamo cominciato a cercargliela prima che arrivasse lui, e a un certo punto ho sentito che qualcosa mi spingeva da dietro e io andavo avanti tutto. Era Cabrera che mi aveva appoggiato la sua manina sulla schiena e spingendo mi sono trovato 5 metri più avanti perché voleva cercare la palla dove la stavo cercando io. Il papa, no? Beh, io mi ricordo invece alla 8 del Royal Park, che tirai andai a destra, lì c'era un forché di un ragazzo che avevano preso probabilmente la mattina dalla stessa strada. A cui avevano detto tu stai qui e guarda le palle, e insomma tirai a destra, andai lì. Mi ricordo che il ragazzo mi venne incontro con la pallina in mano dicendo guarda, l'ho trovata, era lì. Ho detto molto bene. Grazie. E vabbè, poi si è risolto tutto, ma insomma una bella sensazione. Ragazzi, vi salutiamo perché sennò mi casca il braccio. Arrivederci a questo qui. Tanto li ringraziamo tutti. Davvero, grazie a tutti per i contributi video. Per aver contribuito a questa collage di sensazioni che ci sono tornate indietro da giocatori che, insomma, hanno detto la loro calcando i fairway degli Open di casa. E voi? Probabilmente non avete giocato l'Open, o magari sì, qualcuno che segue e magari ha giocato l'Open c'è, quindi nel caso potrebbe rispondere alle due domande. Ma nel caso, noi, utenti qualunque, noi abbiamo giocato le qualifiche, ma con scarsi risultati. Beh, però le qualifiche. Però le qualifiche le abbiamo giocate. Ma in generale, voi che siete sicuramente andati a seguire almeno un Open di casa, immagino, non sarai mica tra quelli che non hanno mai visto un Open dal vivo. Fateci sapere che cosa avete provato voi, che cosa avete visto, magari un aneddoto divertente. Per esempio, Greta Donadi, secondo me tu hai un aneddoto, eravamo insieme, raccontacelo perché è divertente. E se per caso non ti dovessi ricordare, ti butto lì un Robertino Roccia, ma so che ricorderai benissimo. Può essere anche Golf Milano? Può essere anche Golf Milano, la sanno in tanti, però non tutti, quindi questa la dobbiamo raccontare. E quindi fateci sapere un po' come l'avete vissuto, che cosa avete provato qui sotto nei commenti, e ci sta!